Meloni, perché insomma c'è una bella notizia che riguarda l'oblio oncologico e ce lo spiega proprio questo dottore. Guardate. Questa è davvero la volta buona per i pazienti oncologici, anzi per gli ex pazienti affetti da cancro, di poter girare pagina, di venire fuori dalla ghettizzazione, perché finalmente ci si è costituiti a una commissione, della quale faccio parte anch'io, che stabilirà i criteri per i quali dichiareremo guariti completamente dal cancro determinati pazienti, considerando che il periodo 10-5 anni assegnato, quindi questa tempistica, certamente sarà abbassata, certamente diminuirà e riprenderà così il valore della propria vita chi era stato affetto da cancro ma ora non lo è più. Beh, una notizia bellissima, Carolina, questa commissione speciale per l'oblio oncologico. Ed è molto importante il poter continuare a vivere in un certo modo e anche accedere a certe cose. Ne parliamo tra pochissimo, ci fermiamo per qualche minuto. Sei agitata? Sono emozionata. Sei sempre stupenda. Io ci sarò se tu vorrai. Dal DNA Lexus nasce il nostro primo SUV compatto full hybrid. Nuovo Lexus LBX. Everyday Extraordinary. A semplificare la vita a Snoopy e ci pensa Woodstock. E lo fa sentire sicuro quando viaggia, tranquillo quando fa sport, protetto quando è in casa. A semplificare la vita a te ci pensa Win3. Nasce Win3 Assicurazioni e semplifica il modo di assicurarti, con offerte chiare e pagamenti mensili. Vi ho rassicurato? E allora assicuratevi. Win3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni. A Pasqua è più facile innamorarsi di Carrefour, perché spendi e riprendi fino al 100% sulle uova di cioccolato. Ma perché tutto questo romanticismo? Perché te l'amo. Carrefour, il meglio per me. Perché è importante fare il controllo dell'udito? È un esame semplicissimo. È anche un po' come quando tu vai a farti la prova della vista. Ma ti cambia proprio la vita. Prenota il controllo dell'udito Amplifon, brevettato e gratuito. E prova gratis i nuovi Ampli Mini. Chiama 800 500 700. Scimmiotti, sono tornata. Notate qualcosa di nuovo? Wow, le gocciole Finger! Mai viste gocciole così? Da un lato squisita pasta frolla, dall'altro tanto cioccolato. Scopri le gocciole in una forma tutta nuova. Gocciole Finger, la pausa da così a così. Dite che ho esagerato? Ah no, giusto un finger. Ecco fatto. Il vostro allarme Verisure è installato. Da ora, se qualcuno prova a entrare in casa, l'allarme rileva l'intruso e noi interveniamo subito. Questo immobile è protetto da Verisure. Si prega di identificarsi. Mi sento già più tranquilla. Verisure, l'unico allarme con tecnologia Presense. Chiama l'800-94-9494 o vai su verisure.it. Ehi, grandi! Abbiamo un segno importante! I vostri culetti immensi hanno tenerezza. Tutti ne abbiamo bisogno. Capito? Tenderti un mondo di tenerezza. Ah, quanto è bello stare bene. Leggerezza, equilibrio. Quella cosa che non ti spieghi, ma sa di buono. Quella cosa che ti fa dire shh. Come si chiama? Milkefir. Calcio, vitamine e tanti fermenti attivi. Senti le proprietà benefiche? Milk. Benessere in una parola. Immagina di vivere senza sensibilità dentale. Di no alla sensibilità con Elmex Sensitive Professional. La sua nuova formula potenziata crea uno strato protettivo più resistente agli acidi per un sollievo rapido e prolungato dal dolore. Cerca Elmex Sensibilità Dentale. Di no alla sensibilità con Elmex. I nuovi pesti Riomare al tonno reinventano il gusto. I pistacchi, i limoni, il tonno Riomare. Immagina pestarli, grattugiarli, amalgamarli, gustarli. Nuovi pesti Riomare. C'è un mare di possibilità. Le lenti progressive Oya sono così confortevoli, amore, che non ti accorgerai nemmeno di indossarle. Gli occhiali. Provale nei centri ottici. Vieni a vedere. Scoprile anche nella nuova versione Sensity, così veloce ad adattarsi alla luce da offrirti comfort visivo ovunque.
Venerdì, la semifinale. Ogni coach ha formato la sua squadra, ma la selezione continua. Antonella Clerici presenta The Voice Senior, la semifinale, questa sera alle 21.30 su Rai 1. Come sono felicissima, felicissima! Io non mi stanco mai di ridere. Ha conquistato il pubblico con il suo sorriso luminoso e la sua grinta graffiante. Che se l'amore è un grande mistero. Anche durante la malattia che è arrivata nel 2021 a sconvolgere i suoi progetti. Prendo la strada che portava da te. Dentro i tuoi occhi certe cose rimangono. Adesso che si è salvata, penso un'altra guerriera, zio mio. Ha una nuova battaglia da combattere, quella per i diritti di tutti coloro che, come lei, vogliono riappropriarsi della propria vita. Da sempre una ragazza determinata, mi ha portato questa foto di lei a 8 anni. 8 anni. E a 8 anni cosa già pensavi? Chi volevi essere? È emozionante, a parte grazie per il video, è emozionantissimo vedermi tutte queste cose carine. Io a 8 anni, quella foto lì, avevo 8 anni e pensavo già ad avere proprio una famiglia, come sarà la mia famiglia, come sarà il mio avere dei figli, perché mi ricordo che avevo visto questo film, in cui c'era una donna che avevano comunicato che non poteva avere figli, era sterile. E quindi ci sta proprio la scena del medico con il marito che gli diceva: non puoi avere i figli perché sei sterile. Io ero una bimba piccola, però sono rimasta una settimana male per questo film. E quindi dicevo: cavolo, pensa se mi succede a me, io muoio. Se qualcuno dice che io non posso avere un bambino, muoio. E quindi niente. Da piccola già sapevo quello che volevo, ecco, cioè, quindi... La vita poi è strana, perché proprio quando tu avevi deciso di avere un figlio con Alessandro, il tuo compagno, fai degli accertamenti, delle cure, e c'è qualcosa che non va al tuo seno, dove però ti dicono: no, non ti preoccupare, è una protesi. Tu non credi. Più che non credi, dici: voglio andare a fondo, voglio capire. Ed è stata la tua salvezza, in realtà. Perché se tu avessi continuato a fare tutte le cure per rimanere incinta, quel tumore sarebbe andato avanti. Sarebbe, sì. Perché io dovevo iniziare a fare le punturine di ormoni, e quindi mi ricordo che in quella giornata siamo stati tanti anni a provare da soli, quindi non è venuto il bambino. Ho detto: caro, è arrivato il momento di farci aiutare, Alessandro. Siamo andati in questi medici, mancava solo la mammografia, e nell'ecografia dice: non erano sicuri, Carolina, forse c'è una protesi rotta, forse no. Io ho detto: no, io devo stare bene. E quindi: ma no, ma intanto fai questo bambino. Io ho detto: no, guarda, io voglio stare sicura. E quindi ho fatto questa risonanza, e da lì si è visto che non solo la protesi era rotta, ma che c'era un piccolissimo nodulino che non andava bene. Ho fatto la biopsia e poi è arrivata la notizia. Ecco perché il 24 marzo del 2021 tu indossi un cappottino rosa, perché tu eri spavalda e avevi timore, ma eri anche convinta che sarebbe andato tutto bene. Perché il cappottino rosa? Io mi ricordo ancora quando sono andata a prendere alla stazione mia mamma, io ho detto: mamma, per buon auspicio. E mi ha detto: che bello, tutta di rosa, primavera. Hai fatto: eh sì, perché mi devono dare una bella notizia oggi. E quindi, non so, per buon auspicio ho detto: magari finalmente mi faranno fare questa gravidanza e sarà una bambina, perché no? E quindi sono arrivata, e quando sono arrivata in clinica insieme a mio compagno e mia mamma, ho trovato i medici e io scherzavo, ho detto: dai, allora fatemi fare sto figlio, perché sarà una bambina, dai. Poi a un certo punto il professore mi guarda e mi ha fatto: no, Carolina, siediti. Io ho detto: siediti? Mi è bastato quella parola, siediti, e guardare gli occhi di loro per capire. Quindi sono scappata al giardinetto della clinica, e niente, lì ti crolla tutto, ti crolla il mondo, perché in quel momento non erano i tuoi piani, no? I miei piani era fare una famiglia finalmente,
E invece non è così, ti operano. E arriva Alessandro e dice: ma stai tranquilla, è un piccolissimo tumore, ma io non ho tempo per fare questo tumore, io devo fare un figlio, perché ero sotto shock. E Alessandro è stato spettacolo, perché lui mi dice: ma amore, ma tu sei forte, ma è piccolissimo sto tumore, ma che gli vogliamo dire, dai. Lui ha scritto una cosa molto bella, Alessandro, a proposito di quel momento, ti va di leggerla? Sì. Allora, lui mi ha scritto questa lettera, e prendiamo un pezzettino di questa lettera grande. Ricordo tutto, come faccio a dimenticare i tuoi occhi pieni di terrore? Se vuoi te la leggo io. Di terrore e paura, no, ce la devo fare. E mi sentivo così inerme, così devastato, avrei voluto spaccare il mondo perché quello che ti stava capitando, credo che sei stata proprio tu a trasmettere il coraggio di crederci sempre e non mollare mai. Sento che senza di te non riuscirei a vivere. Tra tanti anni sarà solo un brutto ricordo, con la speranza che si esaudisca presto il nostro desiderio, avere un bambino al quale poter urlare grazie per aver salvato la mamma. E Alessandro ti sta sempre vicino. Alessandro vuole diventare papà di un tuo figlio, tu vuoi diventare mamma, ma le cose non sono così facili. No. Perché il tumore andava combattuto, lo fai con una grinta incredibile, c'è quel filmato di te che ti rasi che veramente ha colpito tutti. Sì. Tu che ti mostri, tu bellissima, stupenda, che ti mostri con tutte le tue fragilità e lo fai senza vergogna, aiutando sicuramente tante altre persone a casa. E poi arriva il 6 aprile, giorno del compleanno della tua mamma, anche lei aveva scoperto di avere un tumore, ma non te lo dice. Non te lo dice perché la priorità era sua figlia, per non farti preoccupare. Poi tu lo scoprirai in seguito. Farai un intervento che durerà tantissime ore. Doveva essere di 3 ore, ma saranno molte, molte di più. Vai avanti, combatti, guarisci, fai dei nuovi accertamenti, c'è qualcosa ancora che non va, ma non ti arrendi, perché non bisogna mai arrendersi, e te lo dice anche un'altra donna che ti ama molto, per te, Caroline Smith. Came to win. To fight. Ciao Carolina, come stai? Allora, noi siamo legato in tante maniere. Il nostro nome è sinonimo con una donna forte, combattente, guerriera. E poi, purtroppo, siamo anche, diciamo, sorelle nella situazione oncologica. Però una cosa che abbiamo scoperto è che con la nostra buon volontà, con tuo grande cuore, stiamo cercando di aiutare più donne possibile ad affrontare quelle che abbiamo affrontato noi. Io credo che è una cosa con grande responsabilità, però credo che stiamo facendo un bel lavoro. Io ti voglio bene, veramente tanto tanto bene. Amore! Ma io ti voglio tanto, un mondo di bene, caro Smith, perché tu sei la nostra capitana. E la vostra capitana. Sì, sì, guarda, caro, io quando mi sono ammalata, subito sono andata a vedere a caro Smith, mi ha aiutato veramente tanto quella donna, quella esprime energia, positività, e quindi a me piace tanto la danza, quindi veramente lei è una donna incredibile, io li voglio tanto bene. Come si fa a non volere bene a Carolina, a Carol Smith? Anche lei infatti te ne vuole. Sì. E durante questo messaggio l'abbiamo capito tutti. Lei che il sabato sera, tante volte me l'ha raccontato, era stanca, ma comunque era pronta per essere presente, per lavorare, per dare fiducia. Pazzesco, è un po' quello che hai fatto tu quando ti sei rasata i capelli. Sì. Possiamo vederlo? È arrivato il momento. Va. I'm
tosta. Ti dico che quando ho reso tutto sui social, tutta la mia storia, anche perché per sentirmi meno sola, no? In quel momento quando ti dicono così, ti chiedi cos'è che nel mio corpo non va? E quindi tu vuoi sapere di più, e saperne di più era parlare con altre donne che stavano passando la stessa situazione. Quindi ho reso pubblico la mia storia per quello, perché come dice Carol Smith, diventiamo sorelle e tutte le altre storie, quindi ti senti meno solo e mi danno forza loro. E per quello ho fatto. Carolina, arrivi anche da una famiglia molto numerosa, perché tu hai 11 nipoti. Sì. E non sapevo, ma tu hai una sorella che ha partorito a 16 anni. Sì. Quindi tu quanti anni avevi? Io avevo 17. Vedi poi la vita com'è strana, no? Una sorella che è rimasta incinta così presto, e probabilmente anche a casa erano meravigliati, un po' scioccati, perché comunque 16 anni sono sempre 16 anni. E tu che diventi zia a 17 anni, mi dicono anche che sia un po' la tua preferita, perché la prima nipote... Lei si chiama Patrizia, è la mia vita. Allora, pensa che quando è nata io ho tagliato il cordone ombelicale. Sei stata tu? Sì, perché avevo paura di fargli male. Il dottore diceva: dai, taglia con queste forbicioni. Gli ho fatto: ma non è che gli faccio male, non lo voglio far male. E mi ricordo che era proprio 4,2 kg, proprio grande. Quanti anni ha oggi? Lei ha 27 anni. Ed è bellissima, no, come te. È uno spettacolo. Ma io l'ho incontrata. Senti che ti dice Patrizia. L'amore per te non si fa scrivere su un foglio. Ciao zia, mi sono sentita di farti questa piccola sorpresa perché vorrei dirti un po' di cose. Tu sei stata la prima persona che mi ha visto nascere, quella che mi ha tagliato il cordone ombelicale. Tu per me sei un porto sicuro, sei quella persona che quando mi sento giù di morale ho bisogno di un consiglio, c'è sempre. Praticamente una seconda mamma, lo sai. Inoltre vorrei dirti che sono veramente orgogliosa di essere tua nipote, soprattutto per la donna che sei e sei diventata. Hai affrontato una malattia sempre con il sorriso, dando forza e amore a tutte le persone a te care, ma soprattutto a quelle che affrontavano il tuo stesso percorso. Quindi l'unica cosa che ti posso dire è che spero che il tuo sogno di diventare mamma si avveri presto, perché te lo meriti. Ti amo. Ma che bella sorpresa, grazie amore mio. Io ti amo tanto, lo sai. Io, è incredibile, perché veramente, guarda, è la mia prima nipote, però lei è quella che mi dà tanta forza. Lei è la più forte della famiglia. È incredibile, grazie per questa sorpresa, anche perché lei è timida. E non vuole fare questi video, però lo so che ti è costato, però mi hai fatto felice, zia. Grazie, amore. Senti, zia Carolina. Sì. Il desiderio di diventare madre c'è sempre. Sì. Ed è forte. Sì. Noi abbiamo cominciato questo spazio dicendo che c'è una commissione adesso per l'oblio oncologico. Questo permetterà, in base ai vari casi, di poter poi permettere ad una persona che è stata malata oncologica di poter accedere banalmente ad un mutuo, ma ancora di più poter adottare o poter avere anche in affidamento un bambino. Cosa senti adesso nel tuo cuore dopo tutti questi anni di lotta? Io, guarda, spero intanto che questi decreti attuativi li faranno in fretta, ma tanto in fretta, perché ci sono tante persone che stanno aspettando. E il sogno di diventare mamma, farlo io, la gravidanza assistita, è diventato un po' lontano, un sogno lontano, però io vedo sempre più vicino adottare un bambino, e adottare un bambino sperando che questi decreti li fanno in pochi mesi e non li fanno dopo anni, perché ci sono tante leggi in Italia che ancora stanno aspettando questi decreti, e quindi sperando che non mi faranno diventare, ecco, io per mio figlio voglio essere mamma, non la nonna, quindi magari vediamo, sbrigatevi un attimo con questi decreti. Però è già un grandissimo passo avanti. Sì. Già un grandissimo passo avanti. È un grandissimo, è un grosso successo, ecco, avere questa legge.
però 10 anni sono tanti. Questi decreti attuativi aiuteranno alla legge a farli analizzare caso per caso, quindi magari alcuni tipi di tumori li faranno di ridurre gli anni a 5 anni, alcuni in 7, quindi speriamo bene, io sono fiduciosa veramente. Vogliamo essere fiduciosi anche noi per te, per Alessandro. Sì, poi se mi permetti voglio dire una cosa, se avete queste storie da raccontare e soprattutto che state passando un momento difficile nella vita come un tumore o con qualsiasi altra situazione difficile, raccontatelo. Perché la cosa perché più bella, Carolina? Raccontatelo nel senso raccontare, perché raccontare ti fa sentire, devi buttare fuori tutto quello che tu passi, no? Ci sono persone che magari si tengono tutto e rischiano di rimanere un pochetto, capito, nella solitudine. Invece fa tanto bene parlare. E quindi io a te è un messaggio. Tanto? Mi aiuta. Allora, è un atto di generosità, mi costa a volte raccontarlo. Perché sei stata colpita mi emoziono da qualche messaggio negativo? Guarda, la maggior parte dei messaggi, ringraziando Dio, sono belli con il cuore, però ci sta sempre qualcuno che dice, ah, lo fai per visibilità, lo fai di qua, vai in televisione a raccontare le tue...